non ha parassiti, non, nessuno si mangia la paglia, tranne le capre, il legno, il arrodi legno, il tarlo, tanti altri materiali organici hanno dei parassiti che si nutrono di la paglia, non ha parassiti. Devo stare attento, lo dicevo prima, devo stare attento a come la conservo. L'unico nemico della paglia, il nemico per me più difficile, dal quale bisogna stare più attenti, è l'acqua, è l'umidità. Quindi dobbiamo stare attenti a quello. Lo sappiamo e quindi troveremo gli accorgimenti, i dettagli tecnici in fase di progettazione, in fase di realizzazione, per mantenere la paglia più asciutta possibile. E a basso rischio incendio. È chiaro che abbiamo visto prima, noi abbiamo sempre in testa il fuoco di paglia, che è questa cosa che tu accendi e in un attimo si propaga l'incendio. La balla di paglia non è la paglia. Se io prendo un foglio di carta, lo appallottolo e gli do fuoco, brucia molto facilmente. Se prendo, non so che esempio fare qua, qual è il libro più pesante in facoltà? Facciamo un passo al liceo, un libro, diciamo il vocabolario di latino, che così non vado a rompere equilibri, prendiamo il vocabolario di latino, cerchiamo di dargli fuoco, non brucia, cioè non c'è verso di farlo fuori. E bisogna, perché? Perché manca l'ossigeno. Lo stesso avviene nella balla di paglia, perché la balla di paglia, essendo compressa, sì è vero, quei peluti, quei fili di paglia che escono bruciano facilmente, ma quando arrivo alla parte compatta il fuoco si ferma, carbonizza la superficie ma non va dentro. Non so se avete presente quelle travi in legno, magari qualche casa bruciata, ogni tanto si vede per le strade case bruciate, si vedono che le travi sono carbonizzate ma sono ancora lì. Se voi la tagliate, intorno vedete che è carbonizzata, ma il cuore è ancora sano e intatto, no? E ci sono poi dei test, poi ho qualche dato tecnico e molto si trova in bibliografia. Qual era? È super isolante. E, ad esempio, uno dei test fatti per uno dei tanti test sulla resistenza al fuoco dei muri in Valle di Paglia sono stati fatti più o meno in tutta Europa. Ce ne sono fatti in Germania, in Austria, in Svizzera, in Francia, in Danimarca, in Inghilterra, fatti secondo le normative europee, e poi ce ne sono stati fatti in Australia, in Stati Uniti, in Canada, in Messico, in tutto il mondo. In Italia ancora non è stato fatto niente perché nessuno ci mette dei soldi per fare questi test, perché sono test comunque che costano. E in Italia le balle di paglia sono una cosa, una tecnica, una tecnologia costruttiva ancora abbastanza nuova, ci sono pochi anni alle spalle e comunque non c'è un business dietro, perché non è un prodotto tecnologico industriale dove qualcuno può metterci magari un brevetto o così, e quindi è chiaro che gli interessi economici dietro non sono sufficienti da sostenere il costo di test, eccetera. Comunque in Germania ad esempio è stato fatto un test, non so se tutti sanno, si costruisce una parete in questi centri appositi dove ci sono tre pareti di non so che cosa, di amianto, di qualche cosa che comunque non brucia, e la quarta parete è la parete da testare. Sulla parete vengono posizionati dei sensori all'interno della camera di combustione, dentro nella parete, all'esterno della parete, quindi al di fuori, e poi si incomincia a far fuoco all'interno della camera e lì si incomincia a bruciare. Dopo mezz'ora all'interno della parete c'erano 800 gradi, i sensori all'esterno della parete non rivelavano nessun cambiamento di temperatura. 800 gradi è caldino, quindi se io ho questa temperatura e fuori ancora non viene segnalata nessuna variazione
di temperatura mi fa pensare che sia indubbiamente un buon isolante termico. E poi il test, questo a cui sto pensando, è andato avanti 90 minuti e a 90 minuti, che era l'obiettivo che si erano posti come test, il muro ha cominciato a fumare. La terra cruda dell'intonaco è diventata terracotta, perché chiaramente si cuoce, e quando io la terracotta ne faccio una pentola, la posso anche mettere sul fuoco, e noi per secoli o millenni abbiamo cucinato le nostre pietanze nella terracotta mettendola sul fuoco. E questo fa sì che proteggi ulteriormente la parete di paglia alle spalle. Un altro aspetto è la salubrità. La balla di paglia, il muro in balle di paglia, se abbinato a materiali come la terra cruda, per me la terra cruda è il migliore in assoluto dal punto di vista qualitativo, e o calce, possibilmente grassello di calce, non altre calci, calce idraulica, calce idrata o quant'altro. Ma terra cruda, io di solito faccio, dipende dal progetto, però di solito faccio terra cruda interna, se posso terra cruda esterna, se no esternamente faccio calce, grassello di calce, un intonaco in grassello di calce. Ecco che io consento alla parete di traspirare, consento la migrazione del vapore acqueo dall'interno dell'edificio verso l'esterno. Questo fa sì che non mi si formerà mai condensa e non mi si formerà mai muffa in bagno, cosa che negli appartamenti oggigiorno tutti hanno. E il problema non è la muffa, il problema è che è un ambiente non sano, non salubre. È durevole. Dicevo prima che il nemico suo è l'acqua, ma se io mantengo la paglia in buone condizioni di umidità, la paglia si conserva. Sono stati trovati dei cesti in paglia, ce n'è uno molto bello al British Museum a Londra, che è datato V secolo a.C., in perfette condizioni. Hanno trovato dei manufatti in legno nelle piramidi, come li hanno toccati, si sono disfatti perché comunque il tarlo è riuscito a danneggiarlo. Prima di morire è riuscito a danneggiare il manufatto in legno. Quindi, se io lo conservo bene, questo può durare a lungo. Dopodiché è semplice costruire con le balle di paglia, non è difficile, ma semplice non significa banale. Quando uno sa fare una cosa diventa semplice, però prima bisogna saperla fare. Allora, se un ingegnere mi fa il calcolo leggermente armato e dice: beh, non è difficile, fai così, 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 bravo, ma mica tutti lo sanno fare. È qualche cosa che richiede, comunque, tanto poca che sia, una preparazione, una formazione, una preparazione. Però è una cosa accessibile, una tecnica accessibile a tutti quanti. Non bisogna avere, tenete presente che le prime case costruite in paglia, che hanno più di 110-120 anni, sono state fatte dai pionieri, che non erano professionisti dell'edilizia, ma erano degli agricoltori che si sono fatti delle case, e sono lì dopo 100 anni. Quindi, voglio dire, con un po', sicuramente qualcuna sarà caduta, sicuramente. Però diciamo che se uno ci mette un po' anche di conoscenza, oltre che abilità manuale, ci si può fare una casa che può durare anche parecchi decenni. È adatto all'autocostruzione. Qua in Italia abbiamo questo piccolo problema che l'autocostruzione si può fare, non si può fare, ci sono normative locali, nazionali, locali, che alcune le consentono, altre non la consentono, ma sì, ma non per le parti strutturali, eccetera, eccetera. Però non esiste solo l'Italia. In tutto il resto del mondo si può fare, no, perché in Italia c'è un particolare vincolo, però in tutto il resto del mondo si può fare l'autocostruzione. E quindi io insegno in Inghilterra, insegno in Argentina, io insegno l'autocostruzione in Brasile,
È chiaro che ci sono posti dove si può più fare che in altri, però in Francia gli edifici sotto i 170 metri quadri possono essere fatti anche senza un progetto di un professionista abilitato. Chiunque può farsi un progetto, lo deposita in comune, verificano che stia in piedi, dopodiché uno se lo può autocostruire, ad esempio. E difatti c'è, ho moltissimi amici che hanno case ovviamente di 169 metri quadri, tutte fatte in paglia, autocostruite. No, cioè, voglio dire, pensiamo di essere gli unici furbi, noi no, abbiamo anche, eccetera. Quindi diciamo che è un ottimo metodo per costruire, è quello di lavorare in gruppo. È adatto alle donne, qua vedo tantissime donne e sono contento. Ai corsi che faccio io ci sono molte donne. Uomini, mi spiace per noi, ma le donne lavorano meglio di noi. Lavorano meglio di noi, ma non perché noi abbiamo magari la forza fisica, a volte, non sempre, che le donne non hanno, nel senso che geneticamente abbiamo una massa muscolare superiore, però le donne sono molto più accurate, meticolose. Generalizzare è sempre sbagliato. Però io mi sono accorto che in tanti corsi che faccio vedo che in genere le donne riescono forse a entrare prima in sintonia con i materiali naturali. Quando lavoriamo con la terra cruda, con la paglia, sono veramente molto molto precise, meticolose, riescono, capiscono subito dove è da intervenire, eccetera. E voi sapete che io lavoro in agricoltura e in edilizia, che sono due ambienti dove le donne, non è, una donna trattorista io non l'ho ancora vista, e una donna muratore non l'ho vista, una donna ingegnere, una donna architetto, ma la donna muratore è difficile da vedere. Ecco, nelle costruzioni in Valle di Paglia invece è facile vedere anche tante donne, perché è women friendly, come dicono gli inglesi, no? Quindi è un ambiente adatto alle donne, e è bellissimo il clima che si crea quando si lavora in gruppo, si lavora in gruppo e si lavora tutti insieme. La socializzazione era qualche cosa che c'era, era molto diffusa fino a non molti decenni fa anche qua in Italia. Si andava tutti da lui ad aiutare a costruire casa sua, poi non so, si andava tutti da lei, che ne so, a raccogliere le olive, poi si andava tutti da lui a dare una mano a fare, c'era questo modo tra famiglie, eccetera, ci si aiutava molto. Adesso è tutto vietato, è tutto fuori legge, e quindi ognuno se ne sta a casa per conto suo e ognuno si deve arrangiare. Arrangiarsi vuol dire pagare qualcuno che faccia per te, perché da solo non ce la fai a raccogliere, che ne so, olive su 100 piante, non ce la fai da solo a costruirti una casa, no? Quindi è un po' tutto il sistema che è cambiato, e chiaramente è cambiato in modo abbastanza restrittivo, costrittivo. Questa è casa mia da piccola, me la sono, non ridete della mia creatura, me la sono coltivata. Mi sono coltivato il grano, mi sono fatto le balle di paglia e poi l'ho utilizzata nelle murature. E la paglia è costituita prevalentemente da cellulosa, emicellulosa, lignina, che sono i tre componenti del legno. Il legno ha un po' più lignina che cellulosa, la paglia un po' più cellulosa che lignina. Diciamo che grosso modo è molto simile come...